Adolfo Gabrielli, 58 anni, di Stazzema, nel disperato tentativo di evitare di investire un quindicenne, ha perso la vita venerdì sera intorno alle 20:30 in sella alla sua moto mentre viaggiava sul viale Apua. Il ragazzo di Pietrasanta abita non distante da dove è avvenuto l'incidente, ha riportato delle lievi ferite a una gamba e in stato di shock per l'accaduto è stato portato con un'ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Versilia. Il Centauro invece, che procedeva in direzione Montimare, ha perso il controllo del mezzo nel tentativo di schivare l'impatto ed è andato a sbattere contro un tiglio. L'urto è stato violento e non ha dato scampo al 58enne che è deceduto sul colpo, nonostante i tentativi di rianimarlo in strada da parte dei soccorritori del 118. La polizia municipale, coordinata sul posto dal comandante Giovanni Fiori, ha cercato di ricostruire la dinamica dell'incidente. Adolfo viveva a Stazzema, era tifosissimo della Juventus e aveva una grande passione per i motori. Dopo il tragico incidente che purtroppo è costato la vita al centauro Adolfo Gabrielli, i residenti del viale Apua sottolineano ed evidenziano ancora una volta la pericolosità di questo tratto di strada. Si camminano veramente forte, oltretutto hanno messo il semaforo con il giallo, cioè la multa, diciamo, però penso che nessuno rispetti i 50 km/h. È pericolosa, non c'è versi. Anche le strisce pedonali, no, è impossibile attraversarle, nonostante abbiano messo i lampeggianti qua, ma cioè, tutti i giorni succede qualcosa, tutti i giorni.